Guarda me, va bene, meglio, sì, meglio, sì, guarda me, bene. sì. Prego, 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 accomodatevi. Quando vuoi? Professor Gilberto Panbianchi, docente di geomorfologia all'Università di Camerino. Sì. Allora, la sua materia è una delle materie chiave di questo convegno, se è il caso o no di arretrare l'autostrada anziché fare la terza corsia. Qual è la sua opinione in materia? La mia opinione, come mostrerò adesso tra poco, è quella che per rapporto Sant'Elpidio e Pedaso le problematiche lungo la costa sono abbastanza critiche e quindi naturalmente a mio modesto parere anche, voglio dire, tra rapporto Sant'Elpidio e Pedaso il tutto dovrebbe essere arretrato nell'entroterra come è previsto per il tratto tra Pedaso e San Benedetto del Tronto. Quindi ragionevolmente, visti i fenomeni, vista la tipologia dei fenomeni, le problematiche geomorfologiche del dissesto idrogeologico possono essere affrontate nel miglior modo, arretrando nell'entroterra l'autostrada e la ferrovia. Quindi significa che lei ha già fatto uno studio e ha già analizzato le caratteristiche del territorio per dire queste cose che sta allora, dicendo. Io come Università di Camerino noi abbiamo fatto degli studi in alcuni tratti, a partire per dire dal Conero, dalla frana di Ancona. Per quanto riguarda quello che ho detto poco fa, mi sono basato sull'esistente, su quello che esiste attualmente del piano di assetto idrogeologico, che è un piano dello Stato, della Regione, delle Regioni. Quindi, voglio dire, guardando quella situazione idrogeologica, si vede subito che il tragitto migliore è quello, voglio dire, dell'entroterra. La costa presenta delle problematiche. D'altronde il piano d'assetto idrogeologico dice che sulla costa ci sono dei rischi frana da moderato a elevato e invece nell'entroterra il rischio è moderato, se non, voglio dire, molto lieve. Quindi mi sono basato sull'esistente. Non ho fatto studi, però oramai sono 40 anni che leggo questi documenti, quindi penso che quindi ragionevolmente... Sarà anche a conoscenza del fatto che quando fu fatta l'attuale autostrada, l'attuale tragitto, già ci furono delle problematiche al tempo, insomma, a Porto San Giorgio. Ma certo, tra Porto San Giorgio, se pensiamo anche a Grotta Mare, no, alle frane che ci sono state nel 1929, sono tutte aree molto fragili e che naturalmente, voglio dire, turbarle con una nuova corsia vuol dire magari accelerare certe deformazioni che sono millimetriche, però come si dice, sono aree molto sismiche, tra l'altro lo mostrerò, sono aree molto sismiche per cui, voglio dire, la sismicità crea sempre un costante disequilibrio. Un costante disequilibrio delle zone, quindi non si può dire, ecco, voglio dire, quindi per essere prudenti è meglio arretrare. È stato perfetto.